Attrazioni, spettacoli, ma soprattutto contatto con il territorio. Riparte da Molfetta, ma non solo, l'attività di Miragica, il parco divertimenti del Sud, che venerdì 3 aprile riaprirà i battenti. I dettagli delle novità sono stati presentati a Bari in conferenza stampa nella sede dell'Ordine dei giornalisti. La stagione 2015 per noi è una stagione veramente importante, è una stagione anche di primo anno di piano industriale del gruppo, che è stato approvato proprio nel fine della stagione scorsa. Facciamo importanti interventi sia di natura di investimenti, c'è sicuramente a regime l'attrazione che è partita ad ottobre dello scorso anno che si chiama Virus, l'Horror House, importante che sarà godibile per tutta la stagione. Abbiamo una nuova attrazione che sarà presente all'inizio dell'estate, che è un'attrazione adrenalinica che si chiama Giravolta, molto carina, molto bella per i teen, soprattutto i teenager, eccetera. Facciamo anche una riedizione di quelli che sono gli eventi importanti che hanno caratterizzato la stagione scorsa, quindi le notti bianche che hanno caratterizzato proprio le serate, i sabati e le domeniche dell'estate. Più tutta abbiamo rinnovato il parco spettacoli, che è l'altro aspetto importante, dando una nuova qualità agli spettacoli attraverso diversi artisti che si esibiranno sia nel nostro teatro sia come animazione del parco. Insomma, tante occasioni per essere, come dire, apprezzare il divertimento, venire a divertirsi da noi a Miragica. Tante novità e la volontà di esprimere al meglio tutte le potenzialità di un'area divertimenti unica in Puglia. Noi crediamo che Miragica abbia delle potenzialità assolutamente superiori a quelle che esprime in questo momento. È chiaro che bisogna mettere in piedi tutta una serie di meccanismi, di accordi commerciali, di accordi con il territorio, per far sì che sempre più gente si avvicini al parco, sempre più gente lo visiti e faccia anche da cassa di risonanza per gli altri. Noi vogliamo far sì che Miragica non sia più solo il parco della Puglia, ma sia un parco dell'Italia e speriamo con un po' di presunzione negli anni anche un parco dell'Europa.